Sì, grazie. Grazie Presidente, si sente bene, sì. A noi sinceramente dispiace soprattutto per il senatore Patriarca, non lo mettiamo in dubbio, quindi non è una situazione facile, capiamo lo stato d'animo dopo tutto quello che è accaduto e quant'altro. Però è altrettanto vero che il risultato del comitato è stato chiaro. Sarà pur vero che prima c'era un vantaggio di 40 e passa schede, adesso il vantaggio è cambiato a favore del candidato Stefano Corti più 50. Però il fatto di chiedere, io ve lo dico con molta chiarezza, il fatto di chiedere questo controllo a campione, cioè effettivamente pone un problema, perché il controllo a campione può essere assolutamente discutibile in qualsiasi situazione. Controllo a campione fatto su quali seggi? Perché poi il candidato potrebbe dire: voi avete preso a campione determinate schede, ma io dove ero più forte era un seggio o una parte di un collegio che non avete assolutamente esaminato. Quindi il tema di fare delle verifiche ci può stare, il senso del vostro discorso ci sta tutto, però dall'altra parte è necessario fare la valutazione che per avere il risultato chiaro bisognava rimettersi a contare tutte le schede, il che voleva dire sostanzialmente far passare degli anni. Quindi il controllo a campione non è assolutamente funzionale, quindi comprendiamo la situazione, però se il ricorso è stato fatto sulle schede nulle, su quelle bianche e quant'altro, il risultato del comitato è stato assolutamente chiaro. Quindi non è che possiamo pensare di non dare giustizia a quello che è stato un risultato elettorale, perché se il discorso è quello di dire no, ci mettiamo a contare tutte le schede, potete immaginare anche voi che è facile dire ci mettiamo poche settimane, ci possiamo mettere poco tempo, però sapete bene anche voi che poi i comitati si devono trovare, ci devono essere tutti, se c'è qualcuno che poi alla fine ha qualche problema non viene, i tempi rischiano di allungarsi. E sembra effettivamente non corretto il fatto che non si dia giustizia ad un candidato che avrebbe meritato lui di sedere su questi banchi qua del Senato. Quindi il risultato è questo, quindi comprendiamo tutto, ripeto, spiace anche perché c'è comunque un rapporto positivo tra colleghi, però dall'altra parte se il risultato è quello, giustizia deve essere fatta, la Giunta ha fatto tutti gli esami, tutte le valutazioni possibili e quindi pertanto a questo punto la scelta di votare l'annullamento del senatore Patriarca e l'ingresso del senatore Corti diventa assolutamente legittima ed è assolutamente giustificata. Quindi questo è quello che ci tenevamo a sottolineare ed era giusto ribadirlo in quest'Aula, pur comprendendo tutte le situazioni. Noi poi ne abbiamo una analoga, perché anche da noi abbiamo avuto una senatrice, sarà il caso che verrà valutato subito dopo, e quindi dispiace per colleghi che alla fine devono lasciare questo seggio, però quello che deve essere giusto, le leggi e le regole sono quelle, la Giunta è lì apposta per fare questo mestiere, i comitati hanno fatto il loro lavoro, è tutto chiaro e quindi non possiamo altro che procedere in questa direzione. Davvero nulla di personale ci mancherebbe, ma semplicemente quello che è rispetto delle regole. Grazie. Grazie senatore Romeo. È scritto a...